Inizio col dirvi che sto a 2 metri di distanza, ma per scelta mia che mi disgusta l'ignoranza. Io che indosso sempre il sorriso, ma adesso me l'ho coperto con questa maschera sul viso. Agnese, Nicoletta, Alberico. Io non so com'è, l'ho vista in pubblicità. Mi piacerebbe cavalcare un unicorno fino al mercovaleno. Me lo immagino appunto a forma di corona. Pericoloso e cattivo. Perché è anche un po' colpa nostra che stavamo rovinando il mondo. Cercare di rispettare la natura riciclando. Quella più positiva è che ora possiamo stare più insieme. Mio papà si deve licenziare. Io sogno quando dormo di uscire. Lo smarrimento perché è un momento in cui non c'è nessun esperto che ti possa dire guarda, finirà in questo momento. E non si può dare male perché se cavola più avere contatto fisico con le persone, non so, dare un 5. Manca l'affetto, mancano gli abbracci. E invece adesso vedere un amico è il mio sogno. Allora io dico sto bene. Secondo me tutti hanno imparato qualcosa da questa situazione. Ma in realtà, cioè, dentro di me non sto bene. Diamo una mano, però il primo passo lo devono anche fare i grandi. Dovrebbero tenere più alta la guardia. Da questa parte, cioè, quando sono così un po' triste, un po' felice. La scuola è tutta grigia, per cui... cioè, non c'è troppa felicità. E lasciarsi andare anche i sentimenti, al dolore. Il mondo sarebbe molto più bello, più magico. Ma lei mi toccava, vedo già. Stanza di sicurezza da rispettare, soprattutto da mia madre che mi chiede tutto il giorno perché non sono a studiare. De mamma, sto scherzando, ti voglio tanto bene, questa è proprio l'occasione per tenere la famiglia insieme.